Quest'anno progressivamente il Carnevale su Marrulleri sta tornando, voglio dire, alle edizioni dei primi anni 2000. Di fatto un ringraziamento in primis al Comitato Pro su Marrulleri che con noi dell'amministrazione comunale abbiamo lavorato fianco a fianco. Contiamo che sia un'edizione partecipatissima. Raggiungevamo tantissime persone all'inizio degli anni 2000, non voglio dire i numeri perché chiaramente poi non vorrei sbagliarli, però di fatto questi numeri di persone li vogliamo assolutamente replicare, e ripeto, l'obiettivo è di replicare quelli di inizio anni 2000. Voglio dire una cosa però che mi sta davvero a cuore. Quest'anno su Marrulleri è diventato ciò che io volevo insieme all'amministrazione una quindicina d'anni fa diventasse. Marrubiu, dal punto di vista del carnevale, ha creato una grande famiglia. Gli uffici hanno fatto un po' i nostri zii. Il comune è il papà, il comitato è il figlio più grande e di fatto questa sorta di atteggiamento paternalistico familiare ha creato i numeri che, se Dio vuole e gli spettatori vorranno, replicheremo il 1º marzo. Adesso, giustamente, chi ha curato la comunicazione ha parlato di carnevale intimo di domenica scorsa, domenica 23, febbraio. Io voglio parlare di carnevale universale, come hanno parlato loro, come ha parlato il comitato, come ha parlato l'organizzazione e chi si occupa di comunicazione, ma io voglio parlare anche di carnevale cosmopolita. Ecco, a Marrubiu vogliamo che sia invasa dai figuranti, dalle maschere, ma dagli spettatori. Noi vogliamo aprire il nostro cuore, come abbiamo fatto nell'organizzazione questo mese, e vogliamo aprire i confini di Marrubiu. Ecco, vogliamo accogliere da tutta la Sardegna e perché no anche dal resto d'Italia, per il nostro bellissimo carnevale, le porte a tutti e che tutti possano mangiarsi con noi una zeppola, possano bersi un bicchiere di vernaccia e possano gioire con noi di una ottima riuscita di questa manifestazione.